ci siamo resi conto che non possiamo intervenire sulla possibilità di ridurre le bollette o di modificarle. E allora si è organizzato questo convegno, la nostra associazione, proprio per sapere quali possono essere le soluzioni per il prossimo futuro per venire incontro alle esigenze dei costi energetici delle aziende. Ci si aspetta dai tecnici delle risposte. Affrontare la crisi energetica utilizzando soluzioni nuove ben più sostenibili, questo è il tema che è stato al centro del convegno al Castello dei Conti Guidi di Poppi. La crisi climatica ci preoccupava un po', però quando sono state toccate le tasche e quindi sono arrivate bollette veramente sose, abbiamo deciso tutti di velocizzare questo processo. Comunità energetiche rinnovabili, progetti e soluzioni in tempi di crisi energetica, infatti il titolo dell'iniziativa, che è stata l'occasione per fare una panoramica sulle opportunità per le aziende di utilizzare nuovi sistemi di produzione energetica fondamentali per la sopravvivenza del sistema dell'artigianato toscano. Sull'immediato bisogna intervenire sulla questione basica che è l'efficienza energetica, ma la partita si gioca molto anche sulla questione del consumo di gas per il riscaldamento. Cioè, pochi sanno che oltre il 60% del gas che importiamo se ne va per riscaldare. È una pessima forma di utilizzo del gas perché è del tutto inefficiente, oppure addirittura ancora per cucinare. Oggi con l'induzione è davvero sciocco. Chi soffre di più sono le imprese energivore, sono quelle ovviamente in ginocchio per questa crisi energetica. Per loro quale può essere la soluzione? Energivore, bisogna capire per che cosa sono energivore, perché si può essere energivore per quanto riguarda l'energia elettrica e la partita si gioca sul fotovoltaico, punto. Fotovoltaico, eolico, geotermico profondo, biomasse, biometano, idroelettrico e via discorrendo, tutte le energie rinnovabili, non la scemenza che ce n'è uno solo. L'obiettivo principale è dunque l'autonomia energetica. Sia i settori economici sia le famiglie sono in gravi difficoltà, quindi è necessario riuscire a fare attivare quella che è la transizione energetica, quindi riuscire a produrre energia da fonti rinnovabili a prezzi ovviamente competitivi, a riuscire a gestirla questa energia, perché l'energia rinnovabile è gratuita, ma dall'altra parte ha il problema di non essere prodotta contemporaneamente al consumo, quindi va anche saputa gestire.